Non ci devo andare allo stadio! Non ci devo andare, che mi fanno solo sputare il sangue, mi fanno sputare! A me che li vado a vedere, vado a sputare il sangue. Perché loro passeggiano, non gliene frega niente, Io mi dico sempre, no dai, il tifoso deve andare allo stadio, perché è giusto, devi sostenere la squadra, eccetera. C'è anche il mio amico Pierino oggi. Ciao a tutti. Devi sostenere la squadra, perché è giusto, perché... così, poi quando vai e li vedi, ma a me mi sembra irreale, ragazzi. A me il calcio di oggi, per me, è una situazione irreale. È irreale. Cioè, io vedere la gente così che non gliene frega niente, che passeggia, che cammina, ma il 90esimo che uno che si gira, pensa ai fatti suoi. Cioè, io impazzisco. Ma e non sto parlando dell'aspetto tecnico, dove sbagliamo dei passaggi e sbagliamo dei gol a porta vuota. Sbagliamo dei gol che farebbe anche mio fratello, che non ha un fratello tra l'altro, ma cioè proprio a livello mentale non c'è, come ce la vuoi, secondo me gliene frega niente. Questi, io lo ribadisco, si allenano 4 ore al giorno, non gliene frega niente. Poi Romagnoli, allora ragazzi, non lo sopporto più, ve lo dico io, Romagnoli non lo sopporto più, non è capace a parlare con l'arbitro. Non è capace. Ah, l'arbitro, un disastro. È entrato dal primo minuto che voleva ammonire Theo Hernandez. L'ha richiamato su un fallo che non era neanche fallo. È andato a richiamarlo quando gli ha fischiato una roba che non era neanche fallo. È andato subito a richiamarlo. Poi l'ha richiamato subito dopo su un fallo normalissimo. Alla terza volta l'ha ammonito perché lo voleva ammonire. È entrato volendo l'ammonire. Infatti, due diffidati avevamo. Paquetà e Theo Hernandez, tutti e due ammoniti e diffidati. Paquetà non lo so se l'ha fatta apposta per farsi le vacanze di Natale, ma può anche una scivolata può da ignorante, cioè palla così là poi, in aria, scivolata all'indietro. Ovviamente sempre per una palla persa all'indietro. Inutilmente da noi, eccetera. Della partita, ragazzi, cosa vi devo dire della partita? Cosa vi devo dire? Che nonostante abbiamo fatto schifo, e salvo, chi è che salvo? Teo, terzino più forte del mondo, cioè, ha fatto un'azione all'ultimo minuto, Maradona, ha preso palla dalla porta e ha detto, vabbè ragazzi, vi saluto, vado. Partito il treno. È arrivato in aria dall'altra parte, da solo deve giocare, perché poverino non lo aiuta nessuno. Poi mi dicono, tu esageri quando dici terzino più forte del mondo, vedi te, gioca da solo, perché gioca da solo nel senso che è fortissimo, perché ogni volta, anzi, la passa, cerca di far giocare i compagni. Infatti, secondo me, tante volte non la dovrebbe nemmeno passare. Fai da solo, perché gli altri tanto non sono capaci. Cioè, e invece cerca di giocare per la squadra. Poi a un certo punto prende, va. Tra l'altro a Bergamo non ci sarà. L'Atalanta ha perso, sapevo che avrebbe perso, ve l'avevo anche detto oggi. Sapevo, perché dopo la vittoria con lo Shakhtar era normale fossero scarichi e avrebbero perso contro un Bologna bello tosto. E noi non abbiamo approfittato. Poi pali, traverse, dobbiamo giocare con Suso 86 minuti. Vabbè, di qualcosa di Suso. Cadavere, perché io, ragazzi, hai giocato uno in meno per 80 e passa minuti. Cioè, Ibra dov'è? No, fatemi capire, Ibra dov'è? Ce l'aspettavamo oggi la presentazione. Cioè, oggi era proprio il momento per presentarlo. Perché tu eri là, tanto, ragazzi, in settimana, adesso non ne voglio parlare, ma in settimana parliamo di sta roba qua, Elbe, Gantonini, Abate. Cioè, Cacari, Costa, Birof, Van Basten, Bull, cioè... Sceva. Cioè, di sta roba ne parliamo in settimana, oggi parliamo della partita. L'unico che salvo, vi ho detto, Teo e Gigio e Donnarumma. Perché è l'unico che io quando vedo Donnarumma è l'unico che ha voglia di vincere la partita. Lo vedi che proprio spinge i compagni, li chiama. Tanto dovrebbe essere lui il capitano, togliergli la fascia a Romagnoli. Ha fatto uno scatto a metà secondo tempo che se n'è andato a pressare il portiere senza motivo, che la gente era lì che si guarda e dice, ma questo dove sta andando? Ma dove vai? Koulibaly che poi lo vuole, sembrava Koulibaly quando va a caso, no? Magari Koulibaly, magari, no? Sì, cioè è partito nel vuoto, che ho detto, dai, vuol dare un segnale, che ho detto, questo qua vuol dare un segnale alla squadra, finalmente un segnale da capitano. Invece no, perché poi ha fatto sta roba, è tornato camminando ed era lì sulle ginocchia così, già più era morto, cioè,
Uno scatto ha fatto, dovresti fare tutta la partita. Quando è entrato Castiglieco? Castiglieco è un altro che ci ha messo voglia. È entrato, ha fatto subito uno scatto che è andato a vuoto, va bene. Però, cioè, hai visto muoversi qualcosa? Come per dire, ah, ma forse si dovrebbe fare così per 90 minuti? No, invece, piatti mosci. Poi, adesso so già cosa direte, eh. So già cosa diranno tanti giornali. Abbiamo sbagliato tanti gol. Peccato. È vero. Nel senso che il nostro problema, bomber, è che ci manca un bomber. Non poi finalizziamo. Non sei libero per giocare. No, mi stressa. Farebbe sicuro più gol di più. È stressante come cosa. Mi stressa, c'ha ragione. Soprattutto se poi vedi che c'hai Suso che non ti dà la palla. Questo qua vai, io gli alzo le mani. Facile. Gli alzo le mani. Mi fa perdere tutti i tempi di gioco. E ho fatto anche la preghierina oggi. Ho fatto la preghierina a Suso. Ormai devo fare la preghierina. Facciamo la letterina a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, quest'anno invece di portarmi regali, te lo do io un regalo a te, basta che te lo vieni a prendere. Si col chiama in testa. Juan Jesus. Ma non voleva la Roma? Non so perché. Ma perché cazzo non se l'è preso? Tra l'altro, quanto pesa a bilancio? Niente, ce l'abbiamo a zero. Se tu lo vendi a 2, comunque, anche se lo vendi a 2 milioni, sono 2 milioni plus valenza. E sarebbero già più utili di quello che fai in campo. Çalhanoğlu, Mectoplasma, Paquetá, non ne parliamo. È entrato, ha avuto subito l'unica cosa buona che io ho visto fare a Pionte, penso in tutto il giorno d'andata. Tacco, assista, tacco, lo mette davanti alla porta. E dai. Niente, zero totale. Non segna manco, no, con le mani. Non c'è la cattiveria, non c'è l'istinto proprio del goleador Paquetá. Mi dispiace. Anche Jack, sì, ci fa giocare, tiene palla, la fa girare. Però tante volte c'è Matteo libero di là. Ogni volta, allora, un giocatore del Milan che gioca dovrebbe sapere che da una parte c'hai il giocatore più forte del mondo, che è Theo Hernandez. In tutto il resto del campo c'è il deserto dei tartari, con le palle di fieno che girano. Quindi quando prendi palla, che cosa dovrebbe scattare secondo voi nella testa di un giocatore del Milan? Deserto dei tartari? Theo Hernandez, deserto dei tartari o Theo Hernandez? Dovresti già pensare nella tua testa. Prima soluzione gliela do a Theo, poi vediamo tutto il resto. Invece no. Noi diamo, continuiamo a fare i passaggini inutili finché poi non sbagliamo, che facciamo degli errori. Ma degli errori, ho visto fare delle robe oggi. Oggi male anche Conti, male tutti oggi. Male Conti. Musacchio mi ha fatto notare, soprattutto Piero, che ogni volta che imposta lui è una palla persa. Cosa che dalla TV non avevo notato. Non c'è qualità, manca quella. Difensore centrale, parte lui, palla al piede, inizia lì l'azione, devi avere uno di qualità là in mezzo. Ma non lo so se è solo questione di qualità, perché comunque tu col Sassuolo potevi tranquillamente fare 4 gol. Il problema è anche lì, se tu non hai nessuno che fa gol, poi le partite cambiano. Lì potevi fare almeno 4-5 gol. Poi ovvio che se tu sbagli gol a porta vuota, le partite cambiano. Cioè, a me fa schifo il modo di giocare moderno, perché sembra che camminano, veramente mi sembra una roba preparata. Mi sembra come, guardati sta partita, cioè proprio non vedo attaccamento, non vedo niente, mi fa schifo. Ma a parte questo, fondamentalmente, una volta che sei lì devi far gol. Oggi a presentazione Ibra dov'era? Dov'era Ibra? Dov'era? E dovevi tirarlo fuori oggi, alla presentazione, era il momento giusto. A un certo punto, sorpresa, boom, tiri fuori Ibra. Adesso cosa vuoi tirare fuori di più? Oh, ma hai visto Abate in presentazione? Dai, cosa vuoi? Ne parliamo in settimana. Celebrazione, no? Abate, anche la Antonini. Celebrazione, ragazzi. Poi contra. Non lo so, a me sarà che è un po' che non vengo allo stadio, però io mi ricordo tutt'altra atmosfera quando si andava allo stadio, non lo so. Vabbè, io sono troppo abbattuto. Guarda, primo sei tempo, deluso. Tra l'altro ho esultato come un cane quando ha segnato Theo, capocannoniere, ovviamente chi doveva segnare Theo. Ci hanno annullato un gol che non l'ho rivisto, ma a me sembrava, cioè, se fermi l'immagine sembra che ha stoppato di mano la palla, però in realtà la palla non si ferma minimamente da quanto ho visto io, cioè la palla scende tranquillamente. Quello è un gol che annullano solo a noi, cioè sottolineiamola sta cosa. Ma solo noi abbiamo un giocatore che stoppa la palla. Ti dico, non voglio nemmeno trovare la scusante dell'arbitro, che è scandaloso. Le arbitre veramente ormai ci trattano proprio a pesci in faccia, lo dico da una vita. Non voglio trovare la scusante dell'arbitro, sapete che a me non me ne frega dell'arbitro. Però, che sia un altro, che me lo stavo dimenticando. Che sì. Me lo stavo dimenticando. Che io ho detto, metti Paquetá perché sì, ma questo Paquetá non può giocare così, Metti Krunic a questo punto, perché questo Paquetá così è impresentabile, che si è fatta ammonire per farsi le vacanze di Natale.
e tiri cronici. Cioè Paquetà, cioè che sì, cammina, proprio non c'ha voglia. Si vede che gioca proprio svogliato, non gliene frega niente, zero. Boh, non lo so. Vabbè ragazzi, questa è a Frea caldo, subito post partita. Ringraziamo Pierino che ci ha ospitato. Vuoi dire qualcosa? No, hai già detto tutto te, qualcosa ho detto io, sono riuscito a intervenire così, però poca roba ragazzi. Vabbè, ringrazio tutti quelli che sono venuti a salutarmi, che mi ha scritto su Instagram, Adri, Axel, tutti quanti, li saluto tutti, adesso troppo nervoso oggi. Saluta il ragazzo questo. Che ci è venuto a salutare tutti, in pizzeria. Saluto tutti quelli che mi hanno salutato, tutti, e domani magari ne parliamo più con calma, o magari stasera post partita della Fiorentina magari faccio qualcosa, vediamo. Prossimo video quando mi capita. Ciao.